Siamo tornati! In realtà per voi non è cambiato niente, perché è il terzo video di fila che esce di Pokémon Ultra Sole. Bentornati sul mio secondo canale. Io però sono stato una settimana a Washington, quindi non registro da un po'. Oggi proseguiamo la nostra avventura e da oggi ovviamente ricomincia la normale programmazione dei video. Anzi, meglio, perché è settembre. In realtà non cambia un cazzo. Una cosa in realtà cambia: ho deciso di attivare gli abbonamenti su questo canale, sia per un fattore puramente economico, datemi i vostri soldi, sia perché... In realtà solo questo. È tutto un po' una versione di prova, ovviamente. Quindi vedrete dei vantaggi all'interno degli abbonamenti, vedrete dei badge degli abbonamenti, vedrete delle emoticon, anzi in realtà le emoticon forse ancora no, perché YouTube è molto lento ad accettarle, che ovviamente sono in prova. Possono essere modificate, possono essere eliminate, aggiunte. È tutto, diciamo che siamo all'inizio, quindi lo voglio fare soprattutto perché secondo me attualmente il supporto economico dei fan sui social è molto importante. Twitch si basa esclusivamente su questo. YouTube ovviamente no, perché è un social molto diverso, però voglio dare la possibilità a voi di darmi dei soldi. Mi piacerebbe sfruttare un po' di più le live su questo canale. Ora che sono stato a Washington ne ho fatta una, mi sono divertito tantissimo, quindi secondo me quella roba può essere anche una cosa in più per sia invogliare voi sia invogliare me ad utilizzare di più questo canale. Quindi se vi fa piacere potete abbonarvi, dovreste vedere il tasto sotto, vedete il tasto abbonati, voi cliccate, avete... Io ce l'ho in franchi perché vabbè, non so manco quanto so. So 3,14 euro, dai. Ci sono vari livelli, il badge sono le medaglie dei Pokémon, perché l'ho fatte io a casa, non sapevo che metterci, ho messo le medaglie. Ho comunque deciso di tenere dei prezzi bassi, dei prezzi popolari, perché noi siamo il popolo, no? Non siamo la borghesia, non siamo l'Olimpo come qualcuno direbbe. È giusto anche che costi poco. Se volete fatelo, mi piacerebbe molto, come ho detto, utilizzare le live, utilizzare i video. Poi adesso sono anch'io in una fase di scoperta, quindi non so bene come funziona benissimo tutto il contesto abbonamenti su YouTube. Però una volta che lo capiamo, secondo me riusciamo anche a fare delle cose carine, esclusive per gli abbonati, ma questo lo vedremo semplicemente con il tempo. Detto ciò, possiamo tornare ad Alola, perché è un po' che non gioco e sono veramente contento di darvi il bentornati ad Alola, insieme al personaggio preferito della Nigeria, Gaetano. Dove ci eravamo lasciati? Non mi ricordo. Mi ricordo solo che avevo bestemmiato. Avevamo fatto i pezzi di fumo. Ti sono utile? Sei indispensabile, bro. Sei indispensabile, davvero. Che bello, sono contento. Faccina completamente dilaniata dalla sostanza. Fammi vedere che devo fare. Me la fai aprire la mappa o ti devo dare un destro sotto al naso? Ah, devo tornare. Ah, il monte Lanachila dovevamo andare. Dove c'è la lega, no? Prendiamo Aero Charizard intanto e proseguiamo. Ho una settimana che non videogioco, quindi sto un po' un attimo rincoglionito in difficoltà. E nella mia testa c'è solo boom 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 boom. Io che rompo il culo ai pro di COD. L'avete vista la live? Vi è piaciuta? Vi piacerebbe vederne altre? Non su Pokémon, ovviamente. Dammer Tauros. Furioso Tauros. Oddio, voi non c'eravate, siete nuove? Nevica come non ha mai nevicato. Oddio, se ne sono andati i ragazzi che lavoravano. Ma mo che c'è la lega? Oh no, Manonfronte che dice merda. Sì, sta piovendo della cocaina. Lo so. Volevo ringraziarti per aver aiutato Lilia e nostra madre. Conosco solo un modo per farlo come si deve. Sfidarti che... No, me so curato. Ah sì, me so curato prima, ok. Iridio, la 137esima volta che stiamo lottando. E sarà la 137esima volta che la prendi nel culo. Tu mi inizi con Crobat, io ti dico te mando immediatamente Jessico. Non hai capito? Non ci siamo capiti. Non dovrebbe essere molto efficace. E sì, ma me levano. Ah, ma grandina non è cocaina. Ok. Io mi fido di te, non me lo puoi attaccare due volte. Ah, veleno duce. Ok, forse riusciamo ad ucciderlo. Si vola! Non so perché non sono così hypato. Anche perché Jessico è morto per la grandine, purtroppo. Però vabbè, che devi fare? È andato. Ciao Jessico, sei stato un eroe. Nel dubbio, manna a merdone, frate, che un calcio in bocca de terra non glielo leva mai nessuno. Lucario. Sicuramente è più veloce Lucario. Noi però ci prepariamo un bel terremotino. Lui glowa. No, è Zoroark. Oh no, super mossa Z. No, è il buco nero. No, mi prende nel buco. Gargantua ruba merdone. E non può nulla. E lo ritroviamo. Chissà dove, chissà quando. Super efficace. No, terremoto però. È super efficace, no. Ma che ne so, ma che cazzo me ne frega. Ho capito. Ah, se gode. Coglione del cazzo, vai via. Nudo. Che chi? Mio... Ma è l'evoluzione di tipo 0? Si evolve da tipo 0. Silvally possiede 18 forme che variano in base alla ROM che tiene. È uno di quelli che vende le ROM? Ma come lo scopro cos'è? Secondo me è acqua. Manda Med. E magari ci risolviamo il problema facendo tutte le sue mosse non molto efficaci. Forse è una cazzata che l'ho fatta. Multi attacco. Oh no, maledizione. E ora è
gay. Ecco che è gay. Allora, vediamo un attimo. Sicuramente non idrobreccia, però possiamo fare schermaglia. Almeno attacca prima e vediamo quanto gli leva. Buma! È giusto? Forbice X. Frate, ma anche questo non è molto efficace sul mio fottuto Ahmed. Dobbiamo stare attenti, dobbiamo fare attenzione però perché... No. Ero già pronto lì con sanguifica. Manna Jake, tu sei folle. Nelle mie vene scorrono globuli rossi e follia. Gli fai potere Z, gli fai iperscarica furiosa. Ma come l'hai ritirato? Ma di nuovo Lucario? Ah no, prima era Zoroark. Cazzo, prendo nel culo. Guarda che cazzo di zampone che c'ha Jake. Non vi vorreste far fare una bella sega? Lo acceleriamo un attimo, che dici? Iperscarica furiosa accelerata. Non se n'è manco accorto. Oh, buono. Detonato. Di nuovo lui. Allora, però adesso ci siamo bruciati quello. Fai gelo pugno che magari lo congeli. No, multiattacco di nuovo. Ce ne frega un cazzo, frate. No, stai fermo. Non ti dico che l'ammazzi. Infatti. Ma siamo morti. Non lo fa morire Jake, caporaccio. Proviamo a Nazanno. Comunque tipo zero è da studiare nei laboratori. Ma c'ha solo un attacco questo Silvalli. Ma che è? Ma ti levi dal cazzo. Ma sei un leggendario, fratello. Lascia stare. Ma questo ma che è? Ma questo ti dice che è grandina. Madonna, che effetti al videogame. Senti una cosa, fai vedere lama. Mi sa che lo salutiamo. Eh sì. Ne ha un altro? Iridio. L'ho presa nel culo un'altra volta, non ci posso credere. Nella tempesta stanno a maniche corte, frate, faranno meno 7 gradi. Oddio, ride, è la prima volta che ride. Hai un'ottima squadra. Se cerchi Lily è andata al sentiero malato. Chissà cosa in mente, sicuramente qualcosa di molto malato. Io e te non siamo grandi amici, ma voglio che tu sappia che non ti considero mio nemico. E cosa sono? Sono tuo padre, ecco chi sono. E se ne va con la sua camminata eroica, con la sua camminata piena di cocaina. Quindi dobbiamo andare al malato? Vai che danno, in cima al monte l'Anachilla proverai ad essere il più forte di tutti. Ma quindi io sto a lì alla Lega? Cioè alla fine questa è la Lega? O devo combattere con Au? Lui mi dice lì ma c'è pure il sentiero malato. Scusa, ma se prova a andare al sentiero malato? Non lo so frate, proviamo a entrare, vediamo che succede al Monte l'Anachila. Er Monte l'Anachila, nel gelo, nel completo gelo. Kaitano, proverai che sei il più forte? Che significa? Cioè è una Lega Pokémon? Dove sono? Come fanno a stare accese ste fiamme? Sono fiamme perpetue? Che cazzo è sto coglione? Erculo gliel'avevamo rotto. Ah ma no, ma qua è pieno di gente frate. Ma è tipo una via Vittoria, ma chi è che mi guarda? Ma è strano sto posto, ma ci sono dei Pokémon? A esplorarlo. Ma è tipo una via Vittoria. Sì sì. Sembra particolare la zona. Ma lì sotto come ci scendo? Scusami un attimo. Non lo so. Poi lo capiamo. Secondo me da qua ci passo in realtà. Anche a piedi. Esattamente. Vediamo qua sotto. Ah, c'è una porta. Che porta? Che cazzo è il livello di crash al contrario? Oh no, MT66 84 per l'impuntura. Buono. Non lo utilizzeremo mai. Però lì vedo dell'erba. Dove c'è erba c'è casa. Quindi secondo me qua si passa. Non si passa? No, si passa. Vabbè, torna indietro dai. Senti, dammi il Tauros. Che qua stiamo a scureggiare sui neonati. Significa letteralmente niente. È solamente un bellissimo hobby. Qui si pausa a forza. L'ha pure. Utilizzala. Ok. Uno è andato. Spostiamo anche qui. Ho sbagliato. Oh strelo. Ho sbagliato tutto. Devo uscire e rientrare. Sono una merda. Ah sì, questo si butta di qua. Ok, lì ci sono due strumenti. Che ovviamente uno è una super pozione. L'altro è un antidoto. Ovviamente è obeso, quindi non può passarci. Elisir Max. Quasi. Prendiamo l'antidoto. Revitalizzante Max. Quasi. Però una volta che abbiamo fatto questi movimenti, a parte qua, strano sto posto, ma dove devo proseguire? Scusa. Ma che mi sono perso, frate? C'è qualcosa che non va. Ah no, qua sopra. Ah, se sale per scene, se scende per salire. Sì, usa l'altro. Entriamo nella porta di Dio. C'è qualcun altro che vuole prenderlo al culo? Ma qua dove ero prima? Oddio! No, sale non a fare. Saluto al duce. Saluto al duce. Saluto al duce. Saluto al duce. Se fa oltre gli straordinari, frate. Che te devo dire? Oltre i cieli dell'avventura, lancia senza paura. La tua spera poche. Culo è stato rotto. I quattro ragazzi provenienti da casa Pound. E ora proseguiamo sul monte l'Anachila. Verso il freddo. Quanto fa freddo. Necrozma. Necrozma, che cazzo fai, Necrozma? È time to shine, per caso, Necro? Necro! Sei ferito? Cosa ti serve, Necro? Necro, di che hai bisogno? Posso pisciare? Io lo piscio! Bella, regà. Io me ne vado. Sarebbe assurdo, eh? Vediamo che vuole, frate, perché... cioè, può essere... la possibilità che lo posso catturare. Perché sta qua? Necrozma è a terra privo di forze. Vuoi condividere con lui la luce del super cerchio? Sì. Lino! Ma chi è? L'ho revitalizzato. Ma che è sta musica? È apparso Necrozma. Lo posso catturare finalmente. Erpuma al 65. Merda che branda, fratello. Che fai super braccio teso. Fermi tutti. Ferro scudo. Dovevo usare la Velox Ball. Mi sono scordato. Mazza, oh. Tira su un muro d'acciaio. Sale la difesa. Va bene così. Super braccio teso. No, c'è la grandine. Frate, questa è difficile con la grandine, però. Come cazzo lo pio con la grandine io questo? Non lo pio mai, non gli posso più far danno. Velox Ball immediatamente, ne abbiamo 11, possiamo sfruttarle tutte. Necrozma, entra nella palla veloce, te prego. Non perde tempo, che se no. Uno, due.
Ma no, ma di nuovo. L'imperatore dell'oscurità, il distruttore di luce, il massacratore di universi, il mangia galassie, è stato distrutto da una Velox Ball. Di nuovo, nuovamente. Frate, forse è troppo semplice, no? Pare che sia una creatura di un altro mondo. La luce è la sua fonte d'energia e la cerca con furia, rivelando sofferenza. Ma era scriptato questa cattura, ditemelo. Necro, benvenuto in squadra. Via Lightbox, va. Ultra Necronium. Particolare. Ha lasciato cadere il cristallo. Ultra Necrozium. Impeccabile. Secondo me era scriptato, raga. Impossibile. Una Velox Ball. Dimmi tutto, Acromio. Devo constatare che hai un talento eccezionale. Sei riuscito a catturare Necrozma. È stato difficilissimo. Si avvicina con fare pedofilo. Attenzione. Ho qui qualcosa che potrà esserti utile. L'ultra pattuglia mi ha chiesto di sviluppare un dispositivo per controllare la potenza di Necrozma. Ma l'idea non mi piaceva. Quindi che cosa hai fatto? Ho pensato di modificarla. Grazie alla mia invenzione potrai aumentare ulteriormente la potenza di Necrozma. L'Acrongegno 1198. E gli altri 1197? Meglio conosciuto come Necrosolix. No, il Necrosolix. A Necrozma potrà fondersi con Solgaleo. E ma se io non posseggo Solgaleo? Oh, finalmente il Necrosolix. Era da tempo che lo attendevo. Ti affido anche il 1199, conosciuto come il Necrolunix. No, il Necrolunix potrà fondersi con Lunala. Sì, ma non ne ho neanche uno. Ma forse lo fa in generale. Non ha bisogno di averli, effettivamente. Ho saputo che tu e Solgaleo vi siete incontrati molto tempo fa al sentiero malato. Non mi stupirebbe se un allenatore del tuo calibro riuscisse a liberare tutta la potenza sia del Pokémon leggendario di Alola sia del temibile Necrozma. Le fusioni tra i Pokémon sono la mia specialità, quindi ce ne sono altre. Buona fortuna con le lotte. E chi scappa dalla lotta, lo ricordiamo, è essere un grande figlio di mignota. Questo tipo con gli occhiali è diverso dal signore del Leather Paradise. Sembra simpatico. Non dire mai più ad Acromio che è simpatico. Coglione, ci ha appena dato il Necro Fulox. Mig. Necro. Oltre cieli. Aspetta, qua si può andare. Si esce in cazzo, frate. Oh, gelo raggio ho trovato. È un cazzo di labirinto sto posto, raga. Sto skippando un attimo le lotte. Eccoci qua. Dicevo, è un po' un labirintone questo posto. Non si capisce un cazzo. Sono uscito dove? Aspetta, finimo tutti questi qua dentro prima. Io proseguo un attimo, lascio un attimo accelerato, perché tanto comunque io ho finito i revitalizzanti, non me ne sono minimamente reso conto. Che cazzo ha? Prende il cristallo Z. Oddio, un cristallo Z così randomico. Erglacium. Cioè sta, carino. Erglacium carino. Proseguiamo un po' perché... Ah no, ma in realtà è chiuso qui. Ah, ho capito. Quindi in realtà tutto questo giro è inutile. Lì ci sono andato, ho preso gelo raggio. Possiamo scendere di sotto, proseguire di qua e uscire da dove eravamo usciti prima. In realtà, se sei d'accordo, eh. Vediamo qua sotto che c'è sta. Possiamo proseguire, vediamo se c'è qualcosa di interessante. Ma non credo, a parte degli strumenti che... Ma me dai un revitalizzante, ti prego? Li ho finiti, li ho terminati. Ah, qua mi sa che è dall'altra parte rispetto a dove stavamo prima. Mi devo buttare sotto? Frate, ma che devo fare io? Ma dove si deve andare? Non è questa la strada? Non è questa la strada? Ho sbagliato? Ah, allora dove cazzo si va? Fermi tutti. Ah, ma è qua. Ma quanti siete? Ah sì, è vero, è di qua. Devi incontrare nelle battaglie, vincerai le medaglie da portare con te. È finita l'agonia, possiamo proseguire verso la vetta del monte Lanachila. Che ancora non ho capito a che cazzo servirà, ma a qualcosa sicuramente. Vedo un altro ascensore, questa salita è infinita, lo sapete qual è il problema. So tutti i Pokémon defunti, morti, andati nell'aldilà. Speriamo sia l'ultimo ascensore verso... Dio. Tutto questo, la cattura di Necrozma, è stata veramente una virgola, un dettaglio. Ah, oh, Machamp masturbatore, finalmente un po' che centro. Ah, qua si prosegue. Là c'è il re del popolo del mare, che alla fine è un po' tutti. Qua penso che sia la strada giusta. Fammi parlare però del lago Machamp e masturbatore, che dice: abbiamo costruito una stupenda lega. È la lega. Ti va di sentire la mia appassionante storia? Non me ne frega letteralmente un cazzo. Quindi ci sono i Super 4. Ma chi sono questi Super 4? Da dove provengono? Il professor Kukui ha convocato tutti i campioni del giro delle isole e gli allenatori che hanno completato tutte e sette le prove, quindi si deciderà il campione capace di competere a livello mondiale. Quindi i Super 4 sono dei fenomeni. Proseguiamo, vediamo un po'. Guarda l'ingresso della Lega. Il fottuto ingresso. Professor Kukui, quanto tempo. Che ci fa qui? Nudo sotto la grandine, raga, un fenomeno. Benvenuto Gaetano. Hai completato tutte le prove, le grandi prove del giro delle isole. Professore, non ha freddo? Figurati, il mio spirito arde più di un incendio. Di quanto cazzo sei ciaddone, frate. Quanto cazzo sei ciaddone. Mossa gay. Non ti resta che affrontare la lega. Ora inizia il bello. Il monte Lanachila è il luogo in cui in origine si affrontava la fase finale del giro, ma è anche in onore dei Pokémon leggendari che abbiamo costruito qui. Il posto più vicino al cielo di tutta Alola è letteralmente il monte Everest, la lega Pokémon. Guarda tutto inducito come guarda la sua creazione. Mi ricordo quando ho affrontato la lega Pokémon dell'altopiano blu. Che ricordi straordinari. E il mio ultimo avversario, quel Domadraghi col mantello, fottuto Lance. Entra dai. Entro tutto. Altra mossa gay. Non si torna indietro. Non ti preoccupare professore. Una delle tue Pokéball si è mossa. Oh no.
È uscito in Cineroar. Che cazzo vuole? Me parla? Che me dice? Oddio. Lui dice sì? Ha capito solo lui, mi sa. Non stiamo capendo. Oddio. Incazzato Lercio? È il primo Pokémon che hai scelto. Guardando negli occhi il tuo fedele compagno ti tornano in mente tutte le vostre avventure. Oh no, è tipo quando muori che c'hai 7 secondi dei ricordi. Rototò, finalmente la Lega. Sei pronto ad affrontarla? Sono un fascio. Si entra all'interno del Monte Lanachila della Lega Pokémon. Da qui non si torna indietro. I Super 4. Professor Kukui vuole spiegarmi il funzionamento. Ah, 4 allenatori. Le leghe Pokémon di tutte le regioni sono presiedute da 4 allenatori fortissimi. Super 4. Anche la Lega di Alola ha i suoi Super 4. Potrei uscire da qui solo dopo averli sconfitti. E il campione? Ce la farò. Gli strumenti li abbiamo, i Pokémon li abbiamo, abbiamo di tutto. Siamo secondo me pronti per affrontare la Lega, che ovviamente ci sarà nel prossimo episodio di Pokémon Ultrasole. Dopodomani affronteremo la Lega Pokémon. Se sei arrivato fin qui, commenta scrivendo necro. Grazie mille. Dopodomani. Episodio importantissimo, perché qui si fa la storia. Il Monte Lanachila è pronto ad essere distrutto da Gaetano. Grazie mille a tutti. Ci sentiamo domani con un nuovo video, dopodomani con la Lega. Ciao.